anche le dichiarazioni del genere civile e del Gefuoco, che il Palazzo dei Vigili ha delle preoccupazioni e quindi giustamente il sindaco. Ma non l'edificio, Antonio. L'edificio non ha preoccupazioni. Sono un tecnico io. Allora, però sei un costruttore. Sì. E allora dovresti capire la differenza. No, perché io faccio un costruttore con ingegneri ed architetti, sindaco. Noi ci avvaliamo di architetti e ingegneri. E quindi ha chiuso la scuola. Senza essere costruttore. Significa il risultato finale che comunque il Palazzo destava preoccupazioni. È un'altra bugia, Antonio. Io non sono pazzo. È un'altra bugia. La cosa che sinceramente io, scusa, ma devo andare via, aspetta un attimo, sì, perché almeno voglio entrare un attimo. C'è il compleanno di mia figlia questa sera, Romano, noi facciamo tanti auguri alla figlia, auguri carissimi, veramente auguri carissimi, e speriamo che quando va lei al liceo trova il mi figlio. Auguro che fra qualche anno lo liceo lo trova, perché noi abbiamo già impegnato una cifra, per farvi dare abbiamo... il finanziamento della regione. Grazie Antonello, grazie. Noi abbiamo già impegnato una cifra, ecco, se possiamo risparmiare ben volentieri, chi lo può ringraziare? Però allora era meglio che evitavi prima, perché tanto l'intervento lo facciamo lo stesso. Siccome potete evitare il tuo intervento, rimango del fatto che informati la prossima volta, informati, sindaco, sono la prossima volta, quello che la scuola è chiusa, i ragazzi stanno facendo scuola da a me quello che dispiace è che piccolo disagio, ma con una certezza, a me quello dispiace che i ragazzi saranno sicuramente disagiati, sindaco, però si cercheremo, immagini se cade, ci mancherebbe, si immagini se mentre salto le scariche, ma io spero che tu uscendo non ti succeda niente, perché con questo ragionamento tutto può capitare, sindaco. Quindi spero che tu ce la faccia arrivare a casa tranquillamente. Ha dato mandato di far controllare, di avere, di certificare tutti i palazzi, sindaco. Di Roma. E sono stati evacuati anche dei palazzi a Roma. Altra bugia, altra bugia. La cosa peggiore del tutto questo discorso, che poi tra l'altro abbiamo capito che qualcosa non funziona, e che sapeva fare il palazzo. Forse si poteva tamponare in qualche sicuramente, modo, per non far uscire la... E se poi si spalla... Guarda quella. E se poi la spalla? Certo, se facciamo sto ragionamento. Mi sento più tranquillo con quello che è successo. Ma io spero che tu cambi sempre più sereno. La cosa forse che è stata portata su una questione quasi personale. Politica. Io infatti ho detto a quei due che sono venuti, che tu mi stavi dicendo che ti hanno telefonato, io gli ho detto chiaramente: signori miei, la politica fateli su altri temi, non fate terrorismo. La politica fate su argomenti dove è giusto che si possa fare politica, ma non fate terrorismo. Questo è sciacallaggio. C'è presente lo sciacallaggio? Questo è sciacallaggio. Domani comunque scriverò che lei ha sparato la parete del suo ufficio, l'ha sistemato e gli ha fatto il quartiere. Io sono convinto che vediamo se fanno evocare anche il suo ufficio. Io sono convinto che adesso il genocidio ci pensa due ore. Sì, sicuramente. Però intanto quello sul tua richiesta l'ha fatto subito. Non mi faccia ridere. Ci avessi parlato, perché non mi faccia ridere. Però te l'ho fatto leggere. Non mi faccia ridere. Però te l'ho fatto leggere. Puoi ridere quando ti pare, ma io te l'ho fatto leggere. Però c'era anche una premessa, signore, sopra. Infatti la premessa è quella dei Vigili del Fuoco, che dice che non ci sta problema. Ci sta problema. Allora, sentite bombe. Ma l'unica cosa volevamo sapere, adesso va bene, sono state evacuate, adesso chi è stato, chi ne è stato, tanto quello non cade. Ma le scuole sono state sistemate? Sì, le scuole sono state sistemate. Cioè domani vanno tranquillamente a scuola i ragazzi? Guarda, per quanto riguarda le medie c'è bisogno almeno di 3 giorni, perché stiamo togliendo, sono 20 aule quelle delle medie. Perché giustamente diceva Iannarilli che si era sbagliato, ma in effetti stavano ancora là a studiare, quindi stavano ancora là, non era stato evacuato niente. Ma io vi lascio, sentite i stupidaggini. Capito? Chiama le stupidaggini, dici tu, non le dico io. Aspetta che ci salutiamo. Le stupidaggini, dici tu, non le dico io. Allora, quindi 20 aule, 20 aule per poterle togliere lì, insomma un po' di tempo ci vuole. Quindi stanno lavorando mattina e pomeriggio, io spero che in 3 giorni risolvano il problema. Certo, ripeto, ci sarà qualche disagio, però con la preside, grazie a Dio, che è una persona estremamente comprensibile e con la quale si può discutere con franchezza, animosità, ma anche con franchezza, abbiamo raggiunto delle soluzioni sicuramente ottimali, perché non andiamo a dividere i ragazzi, andiamo a dividere sicuramente i ragazzi, però non come corsi, e quindi già questo è importante, cioè i corsi della prima, della seconda e della terza che fanno il bilingue o i corsi che fanno un determinato indirizzo rimarranno, e la cosa importante, rimarranno insieme, e la cosa importante è che queste lezioni si abbiano la mattina, ecco, questa è la cosa fondamentale. Il liceo, mi sembra che avete trovato una soluzione. Anche per il liceo abbiamo trovato una soluzione, oggi ci siamo incontrati anche con i genitori, con gli alunni, ci siamo incontrati con i professori. E anche lì siamo andati, non io per la verità, perché come giustamente rilevava
non sono un tecnico, ma sono andati i tecnici anche con tutti questi a fare dei rilievi sia per quanto riguarda l'istituto attuale magistrale, perché lì ci sono delle aule che potrebbero francamente risolversi in breve. Qui voglio dire, Antonello, per esempio, che la competenza, come tu sicuramente saprai, è della provincia per gli istituti superiori, ma ciò non toglie che il comune sta facendo del tutto e farà del tutto per arrivare ad una soluzione. Chi ha litigato su questo? Te lo dico per informazione, sempre per quei due genitori, te lo dico per informazione. Ma chi ha litigato? È un'informazione che ti sto dando, Antonello. Allora, che il comune farà comunque, perché c'è ciao, aspetta. Vado a passare il tempo mio. Hai ragione, ciao. Ciao Antonello, ciao. Aspetta. Allora, voglio finisco. Allora, quindi, stiamo cercando anche in questo caso di fare del tutto per evitare che ci siano i doppi turni e che i ragazzi siano tutti insieme. Certo, qualche disagio ci sta, ma è un'emergenza un po' per tutti, e quindi nell'emergenza stiamo lavorando. Bene. Io una cosa voglio dire però, non lo voglio promettere perché tu sai che io promesse non ne faccio, però l'amministrazione lavorerà in maniera tale che a settembre, cioè alla ripresa dell'anno scolastico, il liceo ginnasio possa continuare ad avere la sede che sicuramente spetta per dignità, per decoro, per tradizione a questo istituto. Noi faremo del tutto, se non sarà settembre, proprio il 15 settembre, ma accelereremo tutti i modi. Lì abbiamo un problema grosso, che è quello della soprintendenza, perché l'immobile è vincolato. Quello sicuramente, ma insomma cercheremo veramente, ci adopereremo affinché il liceo ginnasio Conti Gentili possa, non dico rimanere perché quello è scontato, ma possa avere una sede degna di questo nome, possa veramente esserci ad Alatri, io spero nello stesso Conti Gentili, ma comunque faremo in modo che possano stare i ragazzi in un ambiente dignitoso sicuramente. A me è arrivata oggi una lettera che è stata mandata alla stampa da parte dei genitori e dei docenti della Giovanni XXIII, scuola media del Giovanni XXIII. Qui mi dicono che domani si dovrebbero riunire nell'aula. Sì, è vero, domani mattina. Ora volevo soltanto chiedere a Passano, così proprio alla sfuggita, questi dicono, vorrebbero, e io gli chiedo a lei, ma è possibile fare questo? Un'ulteriore perizia e rivedere il tutto? Io non ne ho parlato perché chiaramente... Ecco. Potrebbe essere possibile. Sì, io l'ho scritto. Da tutte queste cose che si dicono. Guarda, io chiedo scusa se poi vado sempre a trovare le carte, però è giusto che ci sia anche la conferma di quello che uno dice, no? Io questo per la verità l'ho scritto e ho detto... In attesa di ulteriori ed appropriati accertamenti tecnici che includano tutte le necessarie prove tecniche sulla staticità dell'edificio, noi questo lo faremo. Ecco, questo lo faremo. È una cosa importante, questo, perché almeno ho sempre detto, la speranza è l'ultima a morire, e molto probabilmente magari da nuovi tecnici oppure da tecnicamente, se devono fare certe verifiche, chissà che non diano un'indicazione diversa da quella della chiusura, insomma. Ecco. Speriamo. Questo volevo soltanto dire. A questo punto devo ringraziare il sindaco, l'altro non si è fatto manco ringraziare, ma glielo ringraziamo qua attraverso la televisione, e poi continueremo a sapere di che cosa sta succedendo. Certamente. No? Io mi scuso se veramente ci siamo un po' alterati. Però in questa vicenda, che è prettamente scolastica, in una vicenda che riguarda gli organi competenti, sia essi il preside che il comitato degli studenti, dei genitori, l'amministrazione, il sindaco, non ci si può intervenire dando dell'allarmismo infondato, no? Perché poi sappiamo che questo allarmismo infondato, la parete che è stata eliminata, la scuola che è stata evacuata, che cosa comporta? Comporta che chi viene là... Ma non si viene a scrivere. O no, cioè, non si mette lì a dire sì, vabbè, però non se la piglia sta responsabilità. La responsabilità invece se l'era presa l'ufficio tecnico, il quale il 2 gennaio aveva detto, ed ecco perché noi stavamo tranquilli, aveva detto, guardate che l'immobile è agibile, quanto quindi cale, ma ci potete cale. Andare tranquillamente. Poi è diventata una questione, da tecnica è diventata una questione politica. Questo francamente mi dispiace, questo è da evitare. È chiaro che poi quando intervengono questi organi, la responsabilità se la poteva prendere questo sindaco, avendoci anche una figlia, scusa se parlo sempre...
that's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. Telespettatori e care telespettatrici di Ernica TV, in questi giorni abbiamo parlato dell'estate alla Trenze, ovvero degli spettacoli programmati dal Comune di Alatri per intrattenere i propri concittadini e anche i numerosi turisti che ci auguriamo di vedere lungo le strade della nostra città, del nostro centro storico in particolar modo. Ma per un centro storico che comunque avrà delle attività ricreative, c'è un territorio, il resto del territorio diciamo dimenticato. Questa almeno è l'opinione di Roberto Addesse, che interviene nel dibattito delle rassegne e critica l'assenza di date per la realtà di Techiena. Ecco, per Techiena quindi un'estate dimenticata. L'ex assessore si fa portavoce, l'ex assessore Roberto Addesse, si fa portavoce delle istanze dei cittadini della importante contrada di Alatri. È un vero e proprio affondo a tutto campo quello dell'ex assessore Roberto Addesse. Mi faccio portavoce delle tantissime segnalazioni che mi sono giunte dai residenti. Anche quest'estate la popolosa contrada della zona di Techiena è stata dimenticata dal cartellone degli eventi estivi, dimostrando assenza totale di programmazione e poche idee, naturalmente da parte dell'amministrazione comunale. Queste sono infatti le dichiarazioni rilasciate alla stampa locale, e prosegue nel suo intervento con queste parole Roberto Addesse. Innanzitutto il programma generale presentato in pompa magna dal Comune non offre nulla di nuovo. Che fine ha fatto la rassegna internazionale di Alatri Blues, sostituita con una 3 giorni a luglio? E sono le uniche 3 serate, questa appunto di questa manifestazione Blue Note, che intratterranno diciamo i nostri concittadini e gli eventuali turisti diciamo nel mese di luglio. A proposito, gli organizzatori proprio di Alatri dal vivo faranno quest'anno il flash mob oppure fanno finta di niente? Questa è un'affermazione che Roberto Addesse rivolge agli organizzatori di quella manifestazione Alatri dal vivo che doveva tenersi l'anno scorso e che fu oggetto di una polemica perché gli organizzatori stessi rinunciarono a organizzare la manifestazione per la pochezza, diciamo, ecco, per l'importo che allora aveva destinato l'amministrazione comunale di Alatri, ritenuto non idoneo, non sufficiente per una buona riuscita della manifestazione stessa. Continua Roberto Addesse: ricordo che nella prima estate della Giunta Morini nel 2011 si organizzò aspettando Alatri dal vivo. Credo, dice Addesse, che l'attesa sarà ancora molto lunga. In due parole merita la disattenzione della Giunta Morini nei confronti della contrada di Techiena. Sono state organizzate 2 serate a metà settembre, quando l'estate sarà finita, dimostrando disinteresse verso questa realtà che tanto ha dato a Morini e compagni nelle elezioni del 2011.
Sono certo, dice Adesse, che molti si stanno mangiando le mani per quel voto. Alla Tretecchina con Morini dovevano rinascere. Ebbene, dopo 2 anni sono sempre più tristi e senza nessuna novità. Gli unici lavori che si stanno effettuando sono frutto della nostra amministrazione, dice Adesse, quindi l'amministrazione della quale egli ha fatto parte nella veste di assessore ai lavori pubblici, l'amministrazione del sindaco Costantino Magliocco. Mi dispiace, conclude Adesse, che Tecchina sia stata dimenticata per quest'estate. Mi dispiace per coloro che speravano il contrario, con la nuova amministrazione invece si sono dovuti già ricredere. E per un ex amministratore che quindi contesta in qualche modo quelle che sono state le scelte operate dall'amministrazione Morini, c'è invece un noto commerciante di Alatri, ovvero Antonio Colella, che entra nel merito di una manifestazione che gli sta particolarmente a cuore. Antonio Colella è infatti cresciuto all'ombra di Flavio Fiorletta e che da sempre ha avuto dei ruoli storici per appuntamenti proprio come quello del Festival del Folklore. Vediamo che cosa dichiara. Trovo singolare che il Festival del Folk, creato e ideato da Flavio Fiorletta, sia stato spostato nelle date. Prima si svolgeva il Festival del Folklore nella settimana, ecco, per l'intera settimana di Ferragosto, con la serata finale che coincideva proprio con la giornata del Ferragosto. Invece quest'anno il festival inizierà il giorno di Ferragosto e terminerà il 18. Non vorrei, dice Colella, che questa voglia di stravolgerlo diventi una delle cause della sua fine artistica. Purtroppo devo dire che non da ora, ma da molti anni, si continua a dare spazio e voce a dei professori che con il folk nulla hanno a che fare. Anche i Sassiricivita sanno che deve essere modificato il Festival del Folklore. È una formula infatti vecchia e datata che non riesce a coinvolgere la città. Basterebbe prendere esempio dai festival internazionali, ma lì bisognerebbe esserci andati, dice Colella. Questi festival internazionali sono più giovani, diciamo, dell'amministrazione propria della nostra città, del Festival del Folklore alla Trens. Però ecco, queste manifestazioni, evidentemente fa riferimento a questi festival internazionali, sono diventati delle tappe per turisti e visitatori, diciamo, che accorrono in gran numero proprio per questo tipo di manifestazioni. Per fortuna, nel caso del Festival Folklore invece di Alatri, per fortuna si continua almeno a organizzarlo a ridosso del Ferragosto, e in questo periodo, come sostengono altri nostri concittadini, c'è un'unica certezza, ovvero la presenza di pubblico. Come è noto a tutti, infatti in quella settimana, la settimana di Ferragosto, escono tutti. Infine, ecco, si pronuncia sull'intera programmazione diffusa pochi giorni fa dall'assessorato alla cultura del Comune di Alatri. Sull'intera programmazione si permette di sottolineare meglio come tra luglio e la metà di agosto siano pochissime le serate. Avremo poi dei concerti che mi auguro, dice, non siano ripetitivi. Conclude il suo intervento Colella con questa affermazione: mi permetto di dire che avrei visto con piacere 3 serate di canti di montagna. È un evento che non si riesce a organizzare più da altri, pur costando pochissimo. Quindi ecco, magari i nostri amministratori, in particolare il consigliere con delega alla cultura, il dottor Carlo Fantini, può magari prendere nota e rimediare, proprio perché questo tipo di manifestazioni, come quelle dei canti, dei cori della montagna, non costa molto. Quindi magari, se non una 3 giorni come propone Antonio Colella, magari può organizzare qualche bel concerto proprio destinato a questo tipo di attività musicale. E restiamo nel tema degli eventi culturali con un evento che si approssima, dove si terrà domenica alle ore 21:30 presso il cortile del Palazzo Conti Gentili. Stiamo parlando di il primo appuntamento dell'Estate della Trenza del mese di luglio. Reciterà ed interpreterà Paolo e Francesca Colpevoli di Che l'artista La Trenza Alessandro Cola. A presentare l'evento culturale lo stesso giovane artista con queste dichiarazioni. Si tratta di una lettura interpretazione improvvisazione del 5° canto dell'Inferno di Dante Alighieri. Esegesi del canto e interpretazione dei versi costituiscono i 2 tempi dell'intera performance per una durata complessiva di 110 minuti circa. Quindi chi si appresta a seguire questa manifestazione, dove che ci sarà, si terrà
domenica alle 21.30 presso il cortile del Palazzo Conti Gentili, avvisato, saranno 110 minuti, quindi circa due ore di un avvenimento intensissimo, diciamo, sia nella programmazione che nella qualità. L'esegesi condotta verso per verso, offrendo spunti nozionistici comunque fondati, cerca di alleggerirsi interpolando la materia narrativa dantesca con sketch umoristici e frequenti rimandi all'attualità. I personaggi convocati sulla scena dall'endecasillabo del sommo poeta, ovvero di Dante Alighieri, vengono rimasterizzati in chiave dissacrante. Quindi non vi aspettate, diciamo, ecco, non vi aspettate la recitazione, magari, che so, di un Roberto Benigni, anche se Alessandro Cola è un ottimo attore, ma questo non sarà un'imitazione, appunto, di quanto fa Benigni, ma sarà chiaramente uno spettacolo molto interessante, perché rivisti questi versi in una maniera abbastanza dissacrante. Virgilio, quanto Minosse, fino alla tragica Dido dell'Epos, ogni figura classica menzionata evade dai confini della serietà letteraria pregressa per rianimarsi sulla scena in simpatici siparietti d'avant spettacolo. Quindi si intravede, appunto, il particolare tipo di recitazione. Oltre all'evasione, però, il concetto poetico esistenziale promosso dal canto trova pieno riconoscimento. La parte faceta gradualmente dissipa per lasciare spazio alla riflessione, persino etica, che le gemme liriche di Dante chiedono a chiunque ne si trovi al cospetto. E quell'amor che a nulla amato mal perdona resta chiave di volta di una interpretazione certamente anti-accademica e tendenziosa, persino sistematica, di un sentimento in grado di proclamarsi innocente persino nella colpa. Quindi mi raccomando, domenica non mancate a questo appuntamento presso il cortile, che si svolgerà all'interno del cortile del Palazzo Conti Gentili, quindi in piazza Santa Maria Maggiore. Ci sarà, appunto, Alessandro Cola, un artista alla Trenzio, ormai noto anche per le presentazioni di importanti eventi culturali. E ci sarà, ecco, il titolo di questa rappresentazione è Paolo e Francesca, colpevoli de che? Vediamo un'altra, ecco, non un'amministrazione, ma una conferenza invece è stata tenuta giovedì 11 luglio dall'amministrazione comunale di Alatri in collaborazione con dei rappresentanti della società De Vizi, la società che gestisce la raccolta differenziata nel nostro comune, il comune di Alatri. Allora, che cosa avevamo già parlato molto di questa conferenza, aveva anticipato l'amministrazione comunale che si trattava un po' del rendiconto dei due anni di attività, con questo risultato del 70% raggiunto dalla raccolta differenziata, che pone Alatri tra i primi comuni proprio in tutta Italia come risultati raggiunti. C'era però, ecco, quello che che può interessare i nostri telespettatori, proprio perché anche dalle nostre telecamere, attraverso la nostra emittente, avevamo un po' passato all'amministrazione questa domanda, abbiamo rivolto all'amministrazione questa domanda, ovvero di quali potrebbero essere in un futuro, si spera prossimo, i risvolti positivi anche per le tasche, diciamo, dei contribuenti della nostra città, ovvero se questo risultato raggiunto potrebbe comportare una riduzione, un risparmio nella spesa sostenuta dalle nostre famiglie per questo tipo di raccolta differenziata dei rifiuti. E vediamo, ecco, c'è stata una risposta. Gli amministratori, nel corso della conferenza che si è tenuta appunto ieri, hanno chiarito anche questo aspetto, l'aspetto delle tariffe. C'era, ecco, oltre al Comune d'Alatri, ai rappresentanti della Devizia Transfer, c'è stato anche il contributo di Tetra Pak Italia, un'azienda da sempre impegnata nello sviluppo sostenibile, nella valorizzazione delle risorse e nel supporto all'estensione della raccolta differenziata e riciclo dei contenitori Tetra Pak su tutto il territorio nazionale, quindi anche un'altra interessante partecipazione. Alla conferenza stampa erano presenti Giuseppe Morini, sindaco del Comune di Alatri, Alessa Santoro, che è il consigliere con delega all'ambiente, Americo Minnucci, che è il responsabile del servizio ambiente del Comune di Alatri, Pietro Spagnoletta, responsabile dei cantieri della Devizia, e Massimo Santucci, direttore ACAB Med SRL. È stata quindi un'occasione, quella della conferenza che si è tenuta ieri, per presentare i dati ISPRA riferiti al rapporto rifiuti urbani 2013. I comuni del centro Italia, vediamo, diciamo, che come si posiziona Alatri in questa classifica dei migliori comuni, diciamo, riguardo alla raccolta differenziata dei rifiuti.
I comuni del centro Italia, con un numero paragonabile ad altri di abitanti e di percentuale di raccolta, pagano una quota pro capite media di 141 euro, mentre ad altri si paga in media 119 euro pro capite, cifra che arriva invece a 85 euro se si considerano solo le utenze domestiche. Quindi la risposta, la prima risposta data dagli amministratori a chi chiedeva se questo ultimo risultato raggiunto avrebbe comportato dei risparmi per le nostre famiglie, praticamente rispondono gli amministratori che già pagano, gli abitanti di Alatri, praticamente le famiglie di Alatri, pagano per questo servizio in media una cifra inferiore a quella che è la media pro capite nazionale, 119 euro, quindi contro i 141, e non ho ben capito, a dire il vero, questa cifra di 85 euro se si considerano solo le utenze domestiche, quindi ci sarebbe addirittura un rapporto da 85 a 141 euro e questa cifra intermedia invece di 119, come si arriva ai 119 euro pro capite di media? Probabilmente diciamo dalla fusione tra quelle che sono le utenze domestiche e quelle che sono le utenze commerciali, però ecco, vorremmo una maggior chiarezza, soprattutto per capire per quale motivo noi già spendiamo di meno e comunque se nonostante si spenda di meno rispetto alla quota pro capite media a livello nazionale, praticamente c'è comunque una possibilità di ridurre ulteriormente la spesa. Oggi siamo qui per ringraziare i cittadini di Alatri per aver saputo interpretare al meglio la sfida della raccolta differenziata. Questo così ha esordito nel suo discorso il consigliere delegato all'ambiente Alessia Santoro. È importante però non abbassare la concentrazione per non rendere vani gli sforzi fin qui intrapresi dai nostri concittadini. Colgo l'occasione per rispondere a alcune voci polemiche, dice da Alessia Santoro. Abbiamo sempre riconosciuto alla precedente amministrazione lungimiranza per aver avviato la raccolta differenziata, ma a questa lungimiranza, quindi a questo riconoscimento da parte degli attuali amministratori, si accompagna però una critica per una inadeguatezza contrattuale che non ha previsto una possibilità di risparmio per i cittadini qualora si raggiungessero determinati risultati. Quindi, seconda risposta agli amministratori attuali, e questa, poiché proprio nei giorni scorsi c'era stata anche da parte di alcuni rappresentanti dell'opposizione, scusate, sia diciamo il richiamo a ridimensionare un po' i toni trionfalistici, perché merito, secondo soprattutto i rappresentanti del PDL, dell'inizio della raccolta differenziata era della precedente amministrazione. Però ecco, Alessia Santoro, l'attuale consigliere delegato all'ambiente, replica a queste osservazioni dicendo che i precedenti amministratori sono stati un po' distratti, nel momento in cui hanno firmato questo contratto con la divizia non hanno previsto delle clausole, non hanno previsto diciamo dei meccanismi attraverso i quali, raggiungendo dei risultati di eccellenza come in realtà è accaduto, praticamente questi risultati potessero in qualche modo influire nella riduzione delle spese sostenute dalle famiglie della nostra città. E lei stessa precisa, sarò più chiara, oggi ci rimproverano il fatto che a fronte di un risultato così importante nella percentuale di raccolta non ci sia una contropartita in termini di risparmio per le famiglie. Ebbene, questo risparmio non è stato pensato nel contratto che la nostra amministrazione ha solamente ereditato. Quindi non credo ci sia bisogno di maggior chiarezza, praticamente le due risposte fornite all'amministrazione sono: la prima, che il costo di questo servizio è comunque mediamente più basso di quello che magari comuni assimilabili e paragonabili a quello di Alatri pagano nel resto d'Italia. E nello stesso tempo, ecco, non c'è una certezza di un eventuale risparmio, risparmio che potrebbero avere le famiglie di Alatri, perché questa clausola, questa condizione, diciamo che raggiungendo risultati di eccellenza si potesse in qualche modo intaccare quella che è la spesa pro capite, questa clausola non è stata inserita dalla precedente amministrazione nel contratto sottoscritto con la Devizia, diciamo, che è la società che gestisce il servizio. A meno di 2 anni dall'avvio del sistema di raccolta differenziata porta a porta, possiamo affermare con orgoglio che i cittadini alatrensi hanno risposto con impegno e senso di responsabilità. Questo è quanto ha dichiarato invece il sindaco del Comune di Alatri, l'ingegner Giuseppe Morini. Aver raggiunto il 70% di raccolta differenziata dimostra che i cittadini sono i principali artefici di questo grande successo. L'amministrazione comunale, da parte sua, continuerà ad essere vicina ai cittadini per raggiungere insieme nuovi e ambiziosi traguardi. Ci impegneremo inoltre a migliorare le tariffe, che sono già inferiori rispetto alla media nazionale. Ma questo non ci basta, vogliamo continuare a incentivare le persone
che fanno il loro dovere sociale. È un impegno difficilissimo, ma possibile e soprattutto necessario. Al riguardo continueremo a approfondire e studiare con la ditta le possibilità di riduzione dei costi per la cittadinanza. Quindi terza ed ultima risposta dei nostri amministratori è che comunque, non essendoci, pur pagando meno di quanto pagano diciamo altri nostri connazionali, pur non essendoci una clausola specifica nel contratto, comunque questa amministrazione presieduta dal sindaco Giuseppe Morini si impegnerà a contrattare con la Devizia prezzi più favorevoli per gli utenti, diciamo, del servizio della nostra città, la città di Alatri. E vediamo ancora che cosa ci offre la stampa locale, quali notizie vengono affrontate, e c'è, magari lo cito per dovere di cronaca, ma potrebbe essere, diciamo, ormai superato da quanto è stato dichiarato dai amministratori, con un intervento di Patrizio Cittadini che chiaramente ha proposto al Consiglio Comunale una mozione nella quale appunto chiede di rivedere verso il basso le tariffe pagate per la raccolta differenziata, e proprio in virtù di quelli che sono i risultati raggiunti. Quindi se tutto questo non è stato possibile per l'anno 2013, magari cittadini si augura e per questo motivo rivolge una mozione all'amministrazione Morini di rivedere le tariffe almeno per l'anno 2014. Abbiamo già detto di quella che è la sorveglianza attivata presso l'Acropoli di Alatri, ne ha parlato il consigliere Maggio. Il consigliere Maggio deve essere oggi ospite con noi, ma purtroppo impegni di lavoro non gli hanno permesso di partecipare. Noi avremmo voluto ascoltare magari questi chiarimenti direttamente dalla sua voce all'interno dei nostri studi, però magari ci ripromettiamo di farlo la prossima settimana e tornare magari su quelli che possono essere gli argomenti più interessanti. Per quanto riguarda la sorveglianza dell'Acropoli, questa sorveglianza è stata già messa in atto da quelli che sono i volontari dell'Associazione Carabinieri in Congedo, e ci sarà sicuramente, ecco, magari proprio perché in previsione della calura che dovrebbe arrivare già a partire da domenica, sono previsti 40 gradi di temperatura la prossima domenica, ecco, magari chi andrà a cercare un po' di frescura sull'Acropoli potrebbe magari trovare anche un servizio di sicurezza non soltanto diurno ma anche notturno. Questo è quanto almeno ci fa sapere attraverso un comunicato dell'ufficio stampa il consigliere Maurizio Maggi. E avevamo accennato, l'aveva fatto praticamente a Desse nel suo intervento, nel quale chiaramente stigmatizzava un po' quello che è il comportamento dell'amministrazione comunale nei confronti della contrada di De Chiena. Aveva parlato di alcune attività, ed ecco una di queste attività, ovvero il Festival Blue Note, diretto da Massimo Manzi, sta per iniziare, praticamente così svolgerà dal 19 al 21 luglio nel cuore della città. È tutto pronto infatti per il Festival Blue Note, che si svolgerà dal 19 al 21 luglio. Nell'estate 2013 la città di Alatri vuole recitare un ruolo da assoluta protagonista, e si tratterebbe, questa è una per me dolente, per me qualcun altro, ecco, qualche altro mio nostro concittadino hanno notato lente, questo fatto che ad organizzare quest'anno ben 6, se non sbaglio, eventi spettacolari della nostra città, c'è un privato, una società privata, ovvero la Mediatica. E questa società mediatica praticamente che cosa fa? Interviene nel secondo anno di organizzazione di questa manifestazione che ci fu l'anno scorso proprio per sopperire a quello che fu l'annullamento di un'altra manifestazione come Alatri dal Vivo. Questo festival di quest'anno, ecco, è organizzato dalla Mediatica e vuole raggiungere, ecco, livelli di grande spessore e soprattutto di elevata qualità, che potesse attrarre non solo gli appassionati turisti della regione Lazio, ma tutti coloro che ogni estate viaggiano nel bel paese per ascoltare le melodie vellutate del blues. Quindi, in parole povere, praticamente la Mediatica si propone di portare ad Alatri per questa occasione, per questa seconda edizione del Festival Blue Note, anche persone provenienti magari da fuori provincia, se non addirittura da fuori regione. Il festival da Alatri nel cuore della Ciociaria il 19, 20 e 21 luglio si diffonderà le Blue Note, sonorità intense e cariche di emozioni che siamo certi sapranno attrarre migliaia di spettatori. Ogni sera, quindi dal 19 al 21,
A partire dalle ore 20:30 le strade di Alatri vivranno al ritmo del blues, da Viale Duca d'Aosta fino al Largo Paolo Cittadini, aspettando le 22 quando sul palco principale, situato nella splendida cornice di Piazza Santa Maria Maggiore, si esibiranno band ed artisti tra i più importanti nel panorama internazionale del blues. Già dalle ore 20:30 dunque si esibiranno, ecco dove sta la novità per quest'anno. Novità, diciamo, nel programma, e vedremo se ci saranno anche novità nel costo di questo programma, perché l'anno scorso è costato 12.000 euro. Già dalle ore 20:30 dunque si esibiranno i Papa Leg Acoustic Blues Duo nella serata del 19 luglio, i Soul Shaker nella serata del 20 luglio, i Reverend Jack Blues e Magic Band nella serata invece del 21 luglio. E inoltre Massimiliano Stefano, Francesco Gatta e Marco Caputo. La direzione artistica dell'evento è stata affidata per il secondo anno consecutivo a Massimo Manzi, musicista di indubbia caratura, che ha voluto dare un'impronta importante all'evento. Il programma della Kermesse prevede 3 concerti assolutamente da non perdere. Tutti inizieranno, lo ricordiamo, alle ore 22, e venerdì 19 luglio si inizierà con l'Oracle King Blues Band. We play the blues for you, scusate il mio pessimo inglese, vuol dire noi suoniamo il blues per te, e questo è il motto di un artista e della sua band, pronti a farvi vivere una serata di intensa emozione e sonorità trascinate. Quindi questo è il motto dell'Oracle King Blues Band, che si esibirà venerdì 19 luglio a partire dalle ore 22 nella piazza Santa Maria Maggiore. Sabato 20 luglio invece sul palco, sempre in piazza Santa Maria Maggiore, salirà Pippo Guarnera con la sua blues band, accompagnato dal batterista Vince Vallicelli. In attività già dagli anni 70, Pippo Guarnera viene a ragion veduta considerato uno dei più forti e appassionati pianisti ed emondisti del panorama italiano ed internazionale. Il lungo elenco di collaborazioni e concerti con artisti jazz e blues del mondo sono un'ulteriore testimonianza dell'elevata importanza di questo appuntamento. Quindi avremo un artista, Pippo Guarnera, nella seconda serata, quella di sabato 20 luglio, che chiaramente ha un curriculum di tutto rispetto, perché ha collaborato con musicisti tra i più forti e appassionati del panorama italiano e internazionale. Il lungo elenco di collaborazioni e concerti, il gran finale è previsto per domenica 21 luglio, quando gli spettatori di Blue Note saranno pronti a applaudire Dennis King e Olivier Hartman, i quali saranno accompagnati proprio da Massimo Manzi alla batteria e da Andrea Ambrosi al basso. Quindi vedremo 3 serate durante le quali avremo torniamo un po', ecco, almeno ai tempi in cui, cioè, per ogni complesso di rilievo c'era sempre un complesso di spalla praticamente. Quindi avremo nelle 3 serate, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21, avremo degli strumentisti, dei musicisti magari di importanza minore, che si esibiranno, prepareranno a partire dalle ore 20:30, quindi suoneranno per all'incirca per un'ora, un'ora e mezza. A partire dalle 20:30 scalderanno la platea in attesa che poi arrivi la vedetta, arrivi praticamente il gruppo o l'artista di grido per alle ore 22 per effettuare quello che è il vero concerto della serata. E tutto questo chiaramente in 3 serate, 19, 20, 21 luglio, con la direzione artistica, lo ripeto, del nostro amico e concittadino Massimo Manzi, e con invece l'organizzazione curata dalla società mediatica, che ha avuto questo affidamento quest'anno da praticamente di 6 eventi per l'estate alla Trenze, quest'anno, con un contratto che a quanto pare costa complessivamente intorno ai 70-75.000 euro e dovrebbe praticamente rinnovarsi automaticamente per almeno 3 anni. Vedremo, diciamo, dopo le critiche che ha ricevuto, critiche e chiaramente complimenti che ha ricevuto la prima manifestazione, ovvero Natale Alatri, vedremo in questa seconda occasione quali saranno i risultati. Ecco, i risultati, secondo me, scusatemi questa considerazione, non potranno che essere migliori, perché in questa manifestazione, pur curata da un intenditore sopraffino, diciamo, come Massimo Manzi, l'anno scorso fu un po' improvvisata, quindi tutto sommato non fu data la necessaria
la necessaria pubblicità a questi eventi, quindi chiaramente il pubblico fu magari inferiore a quelle che erano le aspettative. Quest'anno c'è stato sicuramente maggior tempo per pubblicizzarla, anche se io leggo di questa manifestazione soltanto in questi giorni, ovviamente, quindi probabilmente manifestazioni di questo genere meriterebbero un tam-tam, comunque una pubblicità già diverse settimane prima del loro svolgersi. Tutto questo anche quest'anno non mi sembra che sia accaduto, ma vedremo se riusciranno gli operatori, diciamo, della mediatica a assicurare quella pubblicità che l'anno scorso non c'è stata, almeno, e quest'anno quindi far intervenire più spettatori. Andiamo avanti con un comunicato stampa, non poteva mancare dalla parte dell'ufficio stampa, e la nostra amministrazione ci comunica che partono i lavori per la realizzazione di un parcheggio in località Mole Bisleti. L'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Morini, dopo anni di impasse, fa finalmente partire i lavori per la realizzazione di un parcheggio in località Mole Bisleti, un'area in continua espansione con un'alta densità di popolazione. Mi scusino gli amici e i nostri concittadini di Mole Bisleti, noi avrei voluto leggere al posto magari della località Mole Bisleti, magari che so, il parcheggio di Via San Francesco, il parcheggio, che so, uno dei tanti promessi per la nostra città, ecco, per il nostro centro storico, invece, dei quali invece sembra che non se ne parli più. C'è stato negli scorsi mesi, ci sono stati chiaramente i lavori preparatori per il parcheggio San Francesco, che si trova in prossimità di Porto San Francesco. C'è stata, diciamo, la sovrintendenza alle Belle Arti che ha curato degli scavi, perché sono emersi dei reperti archeologici, ovviamente, non sembra di alcune tombe romane. Ci saranno sicuramente delle attività, chiaramente, dagli uffici tecnici comunali a livello, adesso non so, regionale, per definire questo progetto, però ecco, a Mole Bisleti, dopo anni di impasse, questo parcheggio evidentemente parte. Noi apprendiamo dal comune con grande piacere che finalmente si realizzi un parcheggio in località Mole Bisleti. Vorremmo leggere una notizia simile, ovvero che si realizzi anche qui, in questo caso, dopo molti anni, un parcheggio al ridosso del centro storico dell'Adria. Andiamo avanti comunque con Mole Bisleti. Il progetto, il cui inizio di lavoro è previsto proprio in data odierna, prevede la sistemazione di un'area esterna nei pressi della scuola materna elementare da destinare appunto a parcheggio. Lo scopo dell'intervento è quello di creare un'area di sosta al fine di sgravare dalla strada provinciale Mole Bisleti il traffico automobilistico, che spesso crea disagio per le numerose autovetture parcheggiate impropriamente lungo questo asse viario. L'ingresso del parcheggio, che sarà di una superficie complessiva di circa 1000 metri quadrati, avrà un unico accesso che servirà sia per l'entrata che per l'uscita, e verrà regolamentato ai fini di consentire un'agevole penetrazione alla strada antistante, che dovrà avvenire attraverso la strada che passa davanti all'edificio scolastico. In base alla normativa vigente, rispettando lo stato dei luoghi, si ipotizza una capienza di circa 30 autovetture con un posto da riservare a portatori di handicap. Partono i lavori per un'opera fondamentale in una zona in grande espansione, ha spiegato il sindaco Morini. La vecchia amministrazione per 5 lunghi anni non è riuscita nemmeno a perfezionare l'esproprio dell'area, mentre la nostra in poco tempo ne ha ottenuta la cessione bonaria, davvero quindi un grande risultato. Speriamo che la comunità locale faccia buon uso di questo spazio, riuscendo a migliorare la viabilità della zona. Quindi parte un'altra stilettata, questa volta ad opera del sindaco Giuseppe Morini nei confronti della precedente amministrazione, colpevole, secondo lo stesso Morini, di non aver saputo nei 5 anni di amministrazione precedente chiaramente nemmeno perfezionare l'esproprio, mentre a quanto pare addirittura Morini è riuscito, con i suoi collaboratori, è riuscito all'impresa di ottenere una cessione bonaria da parte dei proprietari dei terreni interessati. E vabbè, vediamo un po', ecco, parliamo di eventi, e c'è l'occasione non soltanto di seguire eventi che si svolgono nella nostra città, ma anche nei centri vicini. E questa sera parte a Veroli un festival ormai giunto alla 14ª edizione, quindi un festival che è ormai divenuto tradizione per la città di Veroli. Stiamo parlando di Ernica Etnica, e si tratta del primo imperdibile appuntamento con la musica popolare. Ritmi coinvolgenti invaderanno Piazza Santa Salome per una 3 giorni tutta da vivere tra arte e spettacolo. Quindi ecco, chi vuole assistere a Ernica Etnica deve recarsi nella vicina Veroli,
e in Piazza Santa Salome ci saranno questi tre giorni di musica, chiaramente musica popolare. Nata da un'idea di Giuseppe Gennaro, Ernica Etnica continua a muovere i suoi passi tra la tradizione e l'innovazione. Un percorso lungo iniziato nel 2000 con un progetto che si è poi sviluppato negli anni e che ha visto la partecipazione di gruppi musicali provenienti da tutta l'Italia. Lo scopo è sempre lo stesso, promuovere la riscoperta, la conoscenza di suoni, canti, lingue, dialetti, ritmi e strumenti del patrimonio nazionale e locale. I concerti, lo ripetiamo, ecco per chi volesse partecipare, si svolgeranno in Piazza Santa Salome e sono assolutamente gratuiti. Tanti gli artisti saluti sul palco del Borgo Ernico, da Mimmo Epifani ad Ambrogio Sparagna, dai musicisti del Basso Lazio a Simone Cristichi, il coro di minatori di Santa Flora, che come ricorderete abbiamo anche diffuso questa immagine attraverso la nostra emittente, questo coro dei minatori che accompagnava Simone Cristichi durante questi spettacoli di Ernica Etnica negli scorsi anni. Tanti anche quelli che fino a domenica animeranno le serate estive del centro. Ecco, questa sera vediamo un po' chi sono gli artisti, chiaramente trattandosi di musica popolare magari saranno sconosciuti ai più, diciamo. Tanti anche questa sera, grande attesa per il duo Alark e i Calicanto, mentre domani, sabato 13 luglio, concertini itineranti sempre con il duo Alark e con i suoni della terra. In serata si esibiranno i Tamburello Caffè, gli Acquaraggia Drum. La chiusura è stata affidata quest'anno alla Scuola Locale di Musica, Espressione Musica e agli Officina Zoe, che già nel 2000 parteciparono alla prima edizione del festival. E va bene, quindi chi vuole, si tratta di musica particolare ovviamente, ma probabilmente magari complice il bel tempo. Ecco, c'è stata una pioggia oggi pomeriggio, ma è tornato il sole, quindi stasera non dovrebbero esserci inconvenienti, che si dovrebbe svolgere in piena qualità questo festival Ernica Etnica a Veroli, è giunto ormai alla sua 14ª edizione. E continua Frosinone, quest'anno Frosinone è diventata un po' la città della musica, almeno per quanto riguarda la provincia di Frosinone, grazie a questa ottima, splendida idea del festival dei conservatori musicali di tutta Italia. E questa sera però ci sarà, nell'ambito di questo Festival Conservatori, un premio nazionale delle arti che è giunto alla 10ª edizione, quindi si intreccia questa novità, quella del Festival dei Conservatori, con altre manifestazioni invece che già da alcuni anni si svolgono a Frosinone. Si tratta di una 2 giorni di concorso che si terrà proprio oggi e domani alle ore 21 in Piazzale Vittorio Veneto, anche qui con ingresso libero. Il Premio Nazionale delle Arti 2013 che è un concorso proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di promuovere le eccellenze del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica in Italia. Quest'anno è stato affidato al Conservatorio di Musica Licinio Refici di Frosinone, diretto dal maestro Antonio D'Anton, nostro concittadino. Al Refici l'incarico di curare la manifestazione per la sezione Musica e Pop e Rock Originali, Gruppi Solisti e Voci, con l'obiettivo di coinvolgere e dare visibilità ai migliori allievi di conservatori italiani. Quindi ecco, quest'anno questo evento si inserisce nel programma del primo Festival Nazionale dei Conservatori e si svolge in questo palco naturale, chiaramente che si trova in Piazzale Vittorio Veneto, è stato creato ad hoc per queste manifestazioni, quindi immaginiamo che, come già per lo scorso fine settimana, chiaramente sono stati circa 6.000 spettatori per gli eventi precedenti, anche per questo fine settimana chiaramente si preannuncia un successo analogo, quindi una folta partecipazione di pubblico. E scendiamo un po' in tema della sanità, visto che abbiamo affrontato questo discorso, questo problema per quanto riguarda il nostro ospedale, l'ospedale cittadino, il San Benedetto di Alatri. Per questo atto aziendale che è stato chiaramente proposto, ecco, proprio in questi giorni, è stato sottoposto all'attenzione delle forze sociali, ovvero dei sindacati, magari alla conferenza dei sindaci e ad altri istituti che chiaramente devono dare il proprio parere riguardo a quella che è stata la concezione generale del piano stesso. Le critiche sono arrivate immediatamente, per l'ennesima volta si tratta di riduzioni, fortunatamente non di posti letto, d'altronde erano già stati ridotti all'osso, quindi ridurli ulteriormente probabilmente sarebbe stato cervellotico, se non addirittura impossibile. Però ecco, quella che è un po' la critica generale è la perdita di strutture di tipo, che so, di direzione sanitaria, ad esempio ad altri perde la sua autonomia.
fino ad oggi, o meglio fino a quando non verrà approvato questo nuovo atto aziendale, aveva comunque una direzione sanitaria che si è divisa tra il presidio ospedaliero di Alatri e il presidio sanitario di Anagni, lo perderà quindi questa realtà a favore invece dell'ospedale Frosinone, che chiaramente potrà in questa maniera organizzare diciamo la vita sanitaria, diciamo, ecco, delle due strutture ospedaliere, chiaramente avendo Alatri in subordine, perché mentre per Frosinone sono previsti 400 e più posti letto, chiaramente ad Alatri il numero di posti letto è limitato a 100. I reparti resteranno gli stessi, non c'è nessuna chiusura, lo ripetiamo proprio per scongiurare, diciamo, quelle che sono state un po' voci che in qualche modo hanno penalizzato ulteriormente l'ospedale Alatri, perché si era diffusa la voce che alcuni servizi non venissero più prestati all'interno del nostro ospedale. In realtà questo non è avvenuto, ci sono problematiche chiaramente dovute alla scarsezza del personale, che mancano operatori sanitari come medici, come infermieri, gli stessi ausiliari non sono in gran numero, però i servizi fino ad oggi sono andati comunque regolarmente avanti. È chiaro che finché c'è tempo di intervenire, finché c'è tempo di apportare dei correttivi a questo atto aziendale, tutti un po' si sentono, i nostri comitati cittadini, così come le organizzazioni sindacali, così come altre che sono gli amministratori locali, sono impegnati in questi giorni proprio a ravvedere, diciamo, l'azienda sanitaria locale di Frosinone, dall'apportare delle modifiche a quella che è l'organizzazione interna dell'azienda stessa, che potrebbero chiaramente danneggiare la qualità e la quantità dei servizi resi fino ad oggi, secondo alcuni già praticamente ridotti all'osso. E proprio come si misura, diciamo, quelle che sono, che può essere l'efficienza di una struttura sanitaria, si misura anche attraverso l'analisi delle liste di attesa, ovvero del tempo che impiega un utente, un paziente, diciamo, ad avere una prestazione sanitaria, un accertamento diagnostico, una visita, e quanto insomma l'azienda sanitaria può offrire. E le liste di attesa troppo lunghe, per il problema delle liste di attesa troppo lunghe, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha convocato i direttori generali e sanitari di ASL e ospedali del Lazio. La Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e la cabina di regia hanno convocato per mercoledì 17 luglio alle ore 11 un summit operativo per verificare i problemi e individuare le soluzioni più idonee a decongestionare e ridurre i tempi delle liste di attesa. In quella sede la Regione Lazio illustrerà anche le nuove linee d'azione che intende assumere per risolvere in modo strutturale e non episodico un problema annoso del sistema sanitario regionale. L'obiettivo, informa la Regione Lazio, è quello di mettere in campo da subito un'azione sistemica tra tutte le ASL e le aziende ospedaliere per affrontare nell'immediato l'emergenza e gettare le basi di una riforma complessiva. Sentite, io sinceramente sarà perché ho più di 30 anni, no, di lavoro prestato in questo tipo di attività sanitaria, diciamo, anche se di tipo, nel mio caso di tipo amministrativo, però credo di interpretare, insomma, la volontà di tutti, diciamo, quella che è un po' l'opinione, l'impressione di tutti, quelli che sono gli utenti e che non poco avvezzi magari ai paroloni, no? Questi paroloni, affrontare immediata emergenza, gettare in sostanza quello che la gente chiede è sapere. Una visita oculistica, se io vado a prenotare oggi una visita oculistica, mi sento rispondere dagli operatori del CUP incolpevoli, perché è chiaro che gli operatori che stanno dietro il banco del CUP, del Centro Unico di Prenotazione, svolgono una operazione che è semplicemente di consultazione di quella che è l'agenda ormai computerizzata attraverso dei personal computer, vedere la prima casella libera e offrirla chiaramente all'utente, al paziente o al suo familiare che va lì per avere un appuntamento. Ebbene, sentirsi dire che una visita oculistica si fa, oggi siamo nel mese di luglio 2013, ad aprile, maggio del 2014, probabilmente ci lascia certamente un po' delusi. E se soprattutto, ecco, se abbiamo un problema, magari ci siamo accorti che nel leggere il nostro giornale, un libro, non riusciamo a vedere, diciamo, a distinguere le parole, probabilmente siamo anche preoccupati, no? Che cosa ci è accaduto. E allora vorremmo una risposta immediata, l'immediatezza che potrebbe magari nella volontà del singolo essere magari il giorno stesso o comunque in settimana. Questo probabilmente non è possibile, bisognerà attendere anche qualche settimana, però un tempo ragionevole, non mesi e mesi. Figuriamoci poi quando il sospetto, ecco, io ho parlato di una visita oculistica, magari in questo caso, magari una cosa può essere anche
banale, almeno nella maggioranza dei casi, magari gravi patologie si verificano fortunatamente raramente, ma quando invece, che so, per una perdita di sangue dal retto noi ci preoccupiamo perché potremmo avere il primo sintomo di un tumore al colon o altro, ecco, non sono un medico quindi non entro in particolari chiaramente nei quali mi troverei a mal partito, no? Però ecco, la preoccupazione in questo caso è maggiore e allora probabilmente sapere, ecco, andare a prenotare un'endoscopia e sapere che servizi come quello di Alatri e Danagni sono sospesi, non so adesso per quale motivo, e che questo tipo di servizio continua a essere svolto nel vicino ospedale Frosinone, per fortuna non ci dobbiamo recare a centinaia di chilometri di distanza, ma anche se a 10-15 chilometri di distanza, però l'appuntamento è per dicembre 2013, oggi luglio, io prenoto un'endoscopia per dicembre presso l'ospedale Spaziale di Frosinone. Beh, questo sinceramente, ripeto, per chi magari è preoccupato di avere attraverso un sintomo che si è manifestato nel proprio organismo, magari è preoccupato di avere una malattia anche grave, questo sicuramente è una cosa. Allora, lasciamo perdere, caro Nicola Zingaretti, io ti conosco come magari fratello, ecco, come ex presidente della provincia, come attuale presidente della regione Lazio, probabilmente anche qualcuno conoscerà anche come fratello dello Zingaretti, noto attore televisivo. Caro Zingaretti, lascia perdere questi direttori generali che c'hai, questi tecnici, queste persone qua che parlano una lingua astrusa per i più, e andiamo nel concreto, no? Dice, quando una visita oculistica, ecco, facciamola fare a distanza massimo di un mese o due. Tra l'altro in periodo di crisi nel quale dice, vabbè, vado privatamente, no? A parte che mi sono sempre chiesto come faccia un medico in struttura pubblica che ha anche la possibilità di svolgere un'attività privata, no? In un ambulatorio privato, come faccia magari ad avere l'appuntamento per il pubblico a distanza di 7, 8, 9, 10 mesi, magari se vado nel suo ambulatorio a pagamento la prestazione la fa il giorno stesso, se non addirittura un'ora dopo che l'ho contattato. Beh, queste sono stranezze da sempre, saranno sistemi, rendiamoli maggiormente compatibili, magari continuiamo per chi può permettersi di spendere dei soldi, no? Ad avere un'attività privata collaterale, magari immediata, però diciamo rendiamole i tempi d'attesa, le liste d'attesa almeno gestibili, credibili, insomma, non, ripeto, non si può. Un'endoscopia prenotarla oggi per il mese di dicembre, una visita oculistica prenotarla oggi per il mese di aprile o maggio dell'anno prossimo, e chissà quante altre prestazioni, insomma, che vanno anche oltre, addirittura con questo limite della ricetta che ha validità un anno, a volte che cosa capita? Vado oggi una ricetta datata mese di luglio, siccome l'appuntamento va al mese di agosto, sì, ho detto bene, al mese di agosto del 2014, quella ricetta non è nemmeno valida e mi viene consigliato di farmela rifare e di tornare. Ma se torno il mese dopo, la lista d'attesa si è accorciata, l'avrò entro i 12 mesi canonici che sono la durata della ricetta stessa, o devo inseguire, magari devo perdere tempo a inseguire un qualcosa che magari non avrò mai. Ecco, questo, scusatemi, diciamo, se mi sono dilungato su questo argomento, ma credo che sia un argomento molto importante, un argomento che sta a cuore a molti, ecco, che vorrebbero leggere la sanità, sia pubblica che quella privata, in questi termini, in termini di ragionevolezza di costi e in termini anche di brevità, ecco, di brevità d'attesa per ottenere delle prestazioni. E sempre a livello di sanità c'è un articolo, un editoriale, per meglio dire, su Ciociaria Oggi, che parla delle città inquinate, di allarme per i tumori al polmone. C'è una ricerca di Lancet che rileva la correlazione con le polveri sottili, quindi quando magari abbiamo avuto occasione in passato di criticare, che so, quegli stop, quei blocchi della circolazione, no, che magari ci hanno creato dei disagi perché non potevamo utilizzare i nostri autoveicoli nei centri storici, diciamo, in determinate giornate, in determinati orari, però ecco, teniamo presente che questi interventi si fanno per scongiurare che cosa? Per scongiurare dei livelli troppo alti di inquinamento, livelli troppo alti di inquinamento che, come rivela questa ricerca di Lancet, praticamente è in stretta correlazione il livello di inquinamento con la diffusione di tumori al polmone, quindi questa stretta correlazione frutto di questa identificata tramite questa
questa ricerca, come vedremo se avrà, diciamo, dei risvolti, magari se ci saranno degli interventi, magari una maggior diffusione delle centraline dell'ARPA che rilevano queste polveri sottili, perché abbiamo detto più volte, allora c'è una sola centralina posta in un snodo viario di grande traffico, molto probabilmente i dati che fornisce magari saranno alterati da quella situazione locale, magari in altre zone della città magari si respira un'aria più pulita, quindi magari il blocco della circolazione si va a fare proprio nell'area più pulita e non magari in quella che è oggetto della rilevazione della centralina stessa. E concludo il programma di oggi, credo di non aver dimenticato notizie di particolare importanza, rinnovando l'invito a tutti coloro che ci ascoltano, i nostri telespettatori, anche i nostri concittadini, anzi in qualche modo passate parola a chi sapete magari che può essere interessato a questo tipo di manifestazione. Nel mese di gennaio sono stati molte le persone intervenute, cioè addirittura centinaia di persone hanno partecipato alla giornata della memoria presso il campo delle Fraschette. Fu organizzata per quell'occasione una santa messa, una visita guidata del campo, una conferenza con la partecipazione di due giovani architetti, tra i quali la nostra concittadina Alessia Papetti, e poi ci fu anche un concerto del coro di Ceccano, il Gioschen de Preti Ceccano, che chiaramente interpretò il Requiem di Mozart per soli, coro e pianoforte. In quell'occasione venne utilizzato il pianoforte. Allora, quest'anno abbiamo fatto qualcosa di simile, no? L'occasione innanzitutto qual è? L'occasione è il 70° anniversario dell'arrivo al campo delle Fraschette delle suore di Giuseppine di Chambéry, che appartenevano a un convento che si trovava in Veroli, ormai chiuso da moltissimi anni. Queste suore furono chiamate da Monsignor Edoardo Facchini per prestare, diciamo, attività di conforto sia morale che religioso, ma anche pratico, ovviamente a quelli che erano le migliaia di internati del campo Le Fraschette nel 1943-1944, quindi periodo bellico. Noi abbiamo realizzato, quando dico noi parlo del mio amico e consigliere comunale Maurizio Maggi, di Amerigo Brocco, di Giancarlo Rossi, che è presidente dell'Archeo Club, con la moglie Rita Vamparino, sempre pronta a questo tipo di organizzazione di eventi. Parlo dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, con il presidente, suo presidente, che è il nostro concittadino, ex sindaco, il cavalier Carlo Costantini, insomma di un gruppo nutrito di persone, ecco, numeroso di persone che appassionate e interessate a questo tipo di argomenti. Quest'anno, ecco, abbiamo detto, in occasione di questo 70° anniversario, cosa faremo? Faremo alle ore 17.30 di giovedì 18 luglio, ecco, prendete note, soprattutto partecipate, venite, intervenite. Giovedì 18 luglio alle ore 17.30 ci sarà una santa messa celebrata da padre Umberto Fanfarillo, che è un nativo del luogo, quindi della contrada delle Fraschette, e verrà questa santa messa, ecco, animata dal coro femminile in Letizia Cantus alle ore appunto 17.30. A seguire cosa faremo? Innanzitutto esporremo delle foto d'epoca che ritraggono, diciamo, persone e ambienti, diciamo, delle varie epoche storiche del campo Le Fraschette, ovvero la prima serie, che è quella del periodo bellico, poi a seguire, diciamo, il vero e proprio campo di prigionia che fu creato subito dopo la guerra, e il centro di raccolta profughi invece che dagli anni 60, in seguito, diciamo, alle rivoluzioni popolari del Nord Africa, ospitò numerosi nostri connazionali che erano stati chiaramente buttati fuori dai paesi del Nord Africa. Questa mostra di foto d'epoca, con una conferenza dedicata alla storia del campo e le figure di Madre Mercedes Agostini e di Monsignor Edoardo Facchini, si terrà intorno alle ore 18.30, quindi subito a seguire dopo la messa, e al termine della conferenza, prevista per le ore 19.30, ci sarà una visita, di nuovo una visita guidata del campo. Ecco, a tutti coloro che avranno la bontà di partecipare e resisteranno fino alla fine dell'amministrazione, verrà offerto un piccolo rinfresco a chiusura, quindi ci sarà anche un momento conviviale, saremo insieme in allegria, magari commenteremo, diciamo, i risultati della giornata stessa. E ecco, mi raccomando, ci tengo moltissimo, lo sapete, ne parlo spesso, e quindi vi rinnovo l'invito, e probabilmente la farò anche nei prossimi giorni, a partecipare a questo evento giovedì 18 luglio alle ore 17.30 presso il campo Le Fraschette. E con questo ho concluso il programma questa sera. Ecco,
stavo per commettere un grave errore, l'ho già commesso l'altro ieri, non dimenticando di presentare il video del che già visto però interessante del nostro amico e collaboratore Filippo Rondinara. E ecco, avrete occasione di vederlo subito dopo la conclusione del nostro programma di informazione, e guardatelo in che modo. Ecco, se l'avete visto, rivedetelo, perché sono immagini belle realizzate presso un agriturismo che si trova all'interno del territorio, in località Cesalonga di Vico del Lazio. E soprattutto, ecco, è interessante da vedere in rapporto a un altro evento che si svolgerà sempre a Vico del Lazio, a partire da questa sera, credo, sì, da stasera fino a domenica sera, in località Cesalonga ci sarà questo quinto Country Festival con giochi pirotecnici, attenzione, musica, pista da ballo, gastronomia, escursioni a cavallo. Quindi per questo quinto Country Festival c'è anche stato organizzato un parco giochi per bambini, i bambini avranno la possibilità di fare delle passeggiate con il pony, ci sarà un campo indiano con toro meccanico, quindi vedete quante cose belle potete trovare a pochi chilometri dalla nostra città, della città dei Latri, in territorio di Vico del Lazio, in località Cesalonga, 12, 13, 14 luglio. Il 12 luglio ci saranno quindi le Note Latine, che è un gruppo musicale, invece il 13 uno spettacolo country, quindi musica e sport e giochi, chiaramente per tutti ovviamente. Ah, una cosa interessante, fagioli alla messicana, che chi non ha problemi di digestione, ci saranno fagioli alla messicana per tutti, credo che siano molto piccanti, attenzione chi andrà a visitare questo country festival, questo quinto country festival, attenzione a non esagerare, i fagioli alla messicana verranno offerti dall'associazione Carvalieri Ciociari. Va bene, quindi restate collegati, ecco, c'è un numero di telefono per eventuali informazioni, è un telefono cellulare, 338-4431-412, lo ripeto, 338-4431-412 per avere informazioni su questa manifestazione che si svolgerà a partire da questa sera fino a domenica sera nel Lazio. D'accordo, vi ringrazio per, come sempre per l'ascolto, vi do appuntamento la prossima settimana, il prossimo lunedì, con altre, spero, interessanti notizie. Grazie a tutti e arrivederci.
a ricordo della prima inaugurazione. Ecco qua. E questo anche per me? Porta fortuna. Porta fortuna. Anzi, tagliatene un pezzo tutti e mettetelo pure nella giacca, che questo significa regalare un defibrillatore alla vita, per la vita. Certo. Pronto.